faccio tutti i sogni di meraviglia. Ciao. Basta, preso un oggetto di scherno. C'è anche Jose. E oggi andiamo a fare le riprese del... cioè, un po' di riprese della mia nuova song. Mi raccomando, siate pronti a vedere cose wow. Io sono da andare a comprare un reggiseno in tutta fretta e furia perché ho perso il mio. Cioè, non quello che ho addosso, quello senza spallini. Cioè, che fine ha fatto? Jose, non sei emozionato per queste incredibili riprese? Siamo arrivati. Guardate cosa c'ho. Un frustino. Vediamo com'è. Ma c'è lungo. Questo quanto è lungo? Beh, ottimo acquisto. Oh, si sta proprio calma te. Fila che si rompe, stiamo calmi. Dai, adesso ci serve per il video. Mettilo qua dietro, così sembra una treccia. Anvedi, vedi un unicorno treccia. Una super postazione da lavoro. Ma guarda, l'ho incollato con lo scotch. E c'hanno solo questo. Con lo scotch. Con lo scotch. Allora, è saltata la corrente. Abbiamo visto che la colpa di tutti è di questo, che io chiamo l'idrante di corrente. E poi c'è questa stanza che secondo me è qua il generatore. Ma Gio si dice che non è vero. Non lo so, Olivia, non abbiamo abbastanza indizi. Però lì ci sono scritti dei numeri. Ah, vediamo. È un escape room. Eh sì, E40. Dai, secondo me è qua dentro. Che sta a fa? Niente, stavo mettendo a fuoco. Abbiamo aperto un'altra porta. Magari adesso qui troviamo la chiave di quella porta. È qui il generatore? Qui no, il generatore, non è neanche qui il generatore. Stava a fare la caccia al tesoro. Collegheremo questa prolunga qui e poi. Vai Valeria, vai sotto. Sempre sotto. Attento, attento. Prendi la valenza, vai. Bravissimi. Mi sa che ci arriva. Guarda come facciamo saltare tutto in aria. Lunghissima questa prolunga. Una prolunghissima. Ci siamo riusciti. Bravi ragazzi, bravissimi. Giusti, come vanno queste riprese? Stancanti. Solo perché non c'era la corrente. Ma la vera energia me la dà il tuo amore. Giusti. Dai, muoviti a fare sti capelli. Giusy, che è quel frustino? È malandrina di una Giusy. Abbiamo finito le riprese. Fa vede? Che così piccolina. Non posso farvi vedere niente. Una stronza. Stai gridando il mio video. Ah, sono stanca. Non riesco. Ho fame. Però... Hai fame? Sì. Quando ha fame? Ci penso nemmeno. E allora ordina qualcosa. Non lo so. E che vuoi? Noi dobbiamo andare al concerto di Mischeta. Sì. Però un po' sonno, quindi il piano era fare tipo un pisolino. Ma quanto sono una decrepita. Raga, però comunque, cioè, da fuori non sembrano. Però è veramente stancante girare i video. Ah, yeah, ma che cos'è? Alaschi. Sei una piccola ingenua. Tu con questa coda, ma con che sta faccia? Tu hai fame? Manco troppo. Bene, ordinerò allora una polenta con cinghiale. Allora, come primo... Come no, tipo... vai, spara! Come... Spara sta stronzata! Ah! Spara sta cazzata! Come prima cosa ordino un antipasto di salumi e formaggi tipici abruzzesi. Non li mangi dei formaggi? Ne mangi te. Quindi mi intoppo io. Poi come primo ordiniamo, io ordino le lasagne e te ordini la parmigiana. Ah, scelgo, scegli pure te per me. Te la parmigiana. Sì. Catraia. Io la lasagna, mezza porzione. Mm-hmm. Poi io come... Mezza? Perché te mezza? Perché? Poi io ordino di secondo un petto di pollo alla piastra. E io l'abbacchio, i peperoni. La peperonata. La peperonata. Con i pomodori ripieni. E io mi prendo l'acqua. Ah, io non bevo. No. E stravolo dalle verdure. Se vuoi ti bevi succo alla pera caldo. Io invece acqua fresca. Certo. Vabbè, io ordino. Oh. 1200 egemoni. 232 egemoni. Che ne so, una bruschetta. Sì. Vuoi il pesce? Sì. Vabbè, vai in calo, un cazzotto in faccia. No, no, quello no, non lo vuoi. Di che hai fame? Dei dolci? Sì. Ma adesso che vuole aggiustare il quadro? Cioè, oh, oh, smettila. Smettila. Ti tocco le chiappe. Le chiappe. Ai. Dov'è Valerio? Oddio. Oddio. Siamo in macchina con Francesco. Che guardate che capello si è fatto. Non so se l'avessi già visto così. Non lo so. Stiamo andando al concerto della Divina. Non abbiamo mai scopato
bellissimo il concerto, molto divertente, un sacco di gente. Una figata assurda. Assurda. Vabbè, niente, quindi questo era il vlog. Penso che domani sarò tutto il tempo a mettere in ordine la mia casetta. Quindi, niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e ciao!